L'Aquila Città d'Arte è una mappa dei beni culturali realizzata dal Polo Museale d'Abruzzo, nata all'interno del progetto L'Aquila Città d'Arte, appunto, finanziato dal MIBAC per il decennale del terremoto condiviso con il Comune. La cartografia dell'Aquila, come ha sottolineato la dottoressa Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, è delineata nella mappa con grande semplicità, facile da leggere per chi visita la città per la prima volta, con i monumenti distinti anche in base a quelli che hanno già riaperto, quelli che sono in corso di restauro e quelli in attesa di lavoro. Nella cartina sono indicati i punti di accesso alla città con i mezzi pubblici. La mappa dei beni culturali, strumento che mancava all'Aquila, è solo un primo passo, come ha spiegato l'assessore al turismo del comune Fabrizia Aquilio. L'Arbace ha anche lanciato un auspicio, la speranza cioè che gli asterischi dei monumenti ancora in ricostruzione possano cadere presto. Nella mappa ci sono 3 itinerari per scoprire la città a piedi, curati dal dottor Mauro Congeduti, direttore del Museo Nazionale d'Abruzzo. Nella cartina i monumenti sono distinti per architettura religiosa, civile, monumenti aree archeologiche, ma anche parchi verdi pubblici e inoltre porte della città. La novità è la card contenuta nel cartaceo, valida sino al 31 dicembre. Prevede ingressi gratuiti al Munda, scontato al 50% nelle altre sedi del Polo Museale, posto riservato agli eventi Munda e l'abbonamento, ridotto alla stagione 2019, dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese grazie ad una convenzione. Uno strumento molto importante che sarà distribuito all'infopoint della Fontana Luminosa, ma anche agli esercenti che ne facessero richiesta. Abbiamo pensato che il prodotto fondamentale per garantire una corretta conoscenza, una corretta presentazione e frequentazione dell'Aquila Città d'Arte fosse appunto una piantina della città con indicate chiaramente le vie di accesso, i monumenti aperti, quelli in corso di apertura, quelli in attesa di lavori, per cui abbiamo fatto un elenco, abbiamo fatto una selezione molto attenta a quelli che sono i principali luoghi della cultura della città e abbiamo attinto dalle varie istituzioni preposte, il segretariato, le soprintendenze, le informazioni utili e abbiamo dato un'indicazione di massima. Naturalmente il mio augurio è che gli asterischi che evidenziano le chiese o i palazzi che sono ancora in attesa di lavori cadino, perché poi naturalmente questa piantina è un avvio. E devo dire che i molti turisti che sono in città e che in questi giorni, ma anche nei giorni passati, stanno dando una connotazione nuova anche all'interesse che c'è da parte fuori le mura, se vogliamo dire al di fuori delle mura, nei confronti della nostra città e di quello che la nostra città sta diventando, chiaramente avranno uno strumento in più. È soltanto il primo, perché chiaramente è un cammino che si è avviato verso una ricettività ed una disponibilità nuova nei confronti di attenzione che non è più soltanto quella verso la distruzione, ma verso la nuova città, che è una città contemporanea, che è una città che sta riemergendo, riallacciando quelle che sono le tracce del proprio passato e con metodologie d'avanguardia e nello stesso tempo una città nella quale il futuro sta accadendo, come sto dicendo più volte. E quindi mi auguro che tutti questi strumenti, mattoncino dopo mattoncino, ci consentano proprio di aprirci in modo adeguato a quello che è il turismo e la conoscenza da parte di chi non è aquilano.